quel ruolo da presidente, succede quel che è successo, insomma, che è andato agli atti, lui stesso si è scusato per aver mentito quando prova a negarlo, quindi se lo fai in quella posizione diventa poi difficile credere che tu non lo abbia fatto magari mentre eri sull'Olita Express, anche non perché, più alla, scusami, Casa Bianca. Ci sono le fotografie. Ci sono le fotografie di questa ragazzina che gli fa il massaggio sulle spalle, quindi insomma non è proprio un, no? Un viaggio così in cui viene portato. Guarda, è un presidente che poi su tantissime cose, magari appunto ha anche una storia importante, è stato fondamentale in una fase anche economica del paese particolare, però sta di fatto che purtroppo questa è inevitabilmente una sua problematica importante e che addirittura lo stava portando a perdere la presidenza, quindi vuol dire che veramente non aveva capacità di controllarsi, a mio parere, perché se un uomo a quei livelli di potere arriva tanto alla Casa Bianca, vuol dire che c'è un problema. Vediamo adesso ancora, diciamo, come con Ghislaine Maxwell Jeffrey Epstein amplia questa rete, diciamo, di reclutamento di ragazzine, però dopo vorrei parlare con te proprio della Maxwell, cioè quanto ha contato nella storia di e nelle perversioni di Epstein la presenza di Ghislaine Maxwell. Vediamo. In questo caso la verità è più strana della finzione. Parliamo di centinaia di ragazze che sono state molestate. Trovo sconvolgente che sia andata avanti così a lungo e che ci fossero così tante persone coinvolte. In quanto avvocati che rappresentano le vittime, volevamo riuscire a portare alla luce questi crimini e per farlo abbiamo usato la voce di Virginia. Il processo di reclutamento era infinito, quindi non partiva e finiva con Jeffrey. Aveva tutta una serie di ragazze di qua e di là. E dopo tu eri obbligata a trovarne altre. Era uno schema piramidale. A parlava con B, B parlava con C e così via. Funzionava così per queste donne. Jeffrey usava un sistema di seduzione molto elaborato. Era circondato da un gruppo di donne che aveva addestrato a capire cosa cercava esattamente. Queste gli trovavano giovani, potenziali vittime dal carattere influenzabile, che avevano bisogno di aiuto o si rivelavano piuttosto ingenue. Sono cresciuta a Dayton, Ohio, circondata da campi di mais e boschi dove spesso andavo a giocare. Da bambina mi ha sempre interessato molto il campo medico e mio padre era un dentista, mia madre era un'insegnante e io ho sempre desiderato aiutare gli altri. E fin da piccola il mio sogno è sempre stato quello di andare in California. Quindi, quando avevo 22 anni, ho scelto una scuola di massoterapia in California e mi sono trasferita. Ero molto emozionata e pronta ad affrontare il mondo. Un giorno sono stata avvicinata da una studentessa più avanti nel programma che mi ha chiesto se ero interessata a saperne di più sull'opportunità unica di diventare una massaggiatrice itinerante. Ero entusiasta e le ho detto di sì. In seguito sono entrata in contatto con Sarah Kellen. Sarah Kellen era una reclutatrice di Epstein. Si avvicinava alle ragazze, le adescava e pensava alla logistica. Lo schema piramidale iniziava con Ghislaine Maxwell e Sarah Kellen. Sarah era molto brava ad attirare le ragazze. Diceva: otterrai un lavoro davvero incredibile, vedrai che ti cambierà la vita, sarà straordinario. Io e Sarah ci siamo incontrate a Santa Monica Beach. Mi sono subito trovata bene con lei. Avevamo molto in comune, dall'età al colore dei capelli. Eravamo simili fisicamente. Ho pensato che fosse proprio come me. Sarah mi mette in contatto con la signora Maxwell, che mi avrebbe assunta per questo lavoro. Il mio prossimo passo è quindi recarmi a New York per incontrarla di persona.
Pensavo davvero che fosse l'occasione della mia vita. Mi avrebbe permesso di realizzare i miei sogni. Arrivo a New York e vado dalla signora Maxwell per farle un massaggio. Mi sento a mio agio con lei. A un certo punto si addormenta persino durante il massaggio, così penso che stia andando bene. Dopo il massaggio mi dice che sarei dovuto andare a incontrare anche il suo compagno, Jeffrey, per continuare il colloquio. Quella era la prima volta che sentivo quel nome. Mi dice: assicurati di dare a Jeffrey quello che vuole. Ottiene sempre quello che vuole. L'intera operazione, dall'inizio alla fine, era del tutto calcolata. Prima che una ragazza incontrasse Jeffrey Epstein, aveva già conosciuto altre 3 o 4 persone di cui sentiva di potersi fidare. Sono andata a casa di Jeffrey quella sera per incontrarlo. Quando sono entrata, mi si è ammacciato il fiato. Una delle prime cose che ho notato è stato il maggiordomo nell'ingresso. Il soprabito, lo smoking e il vassoio d'argento in mano. Non si vede tutti i giorni, si vede solo nei film. Mi dice: mi segua da questa parte, e mi porta da Jeffrey. Lui mi fa sedere sul divano e si sistema accanto a me. Mi fa domande sulla mia vita e sulla mia famiglia. Nel bel mezzo della conversazione mi mette un piede in grembo e mi chiede di massaggiarglielo. Mentre lo faccio, avvicina sempre di più il piede al mio corpo. Inizia a spingere il tallone tra le mie gambe. Poi preme con le dita dei piedi contro il mio seno. Ero così confusa, non capivo cosa stesse succedendo. Non c'era un nesso tra la scuola di massaggio, l'incontro con Sara, quello con Ghislaine e questo momento. Non aveva senso. Mi alzo per lasciare la stanza. Ma lui inizia a seguirmi. Mi afferra di colpo da dietro e io mi immobilizzo completamente. Era alle mie spalle e mi ha aggredito proprio là, nel corridoio. Mi sono sentita una stupida. L'individuo che viene adescato si sente in parte responsabile perché pensa che avrebbe potuto evitarlo. Non capisce di essere stato ingannato nel momento in cui si verifica l'aggressione sessuale. Sapevano esattamente come fare perché ti fidassi di loro. Era un gioco. Per loro era un gioco malato e perverso che li faceva sentire come il re e la regina di una disgustosa scacchiera. Il reclutamento era costante. Tutte le persone con cui abbiamo parlato, coinvolte con Ghislaine e Jeffrey, dicono che ogni giorno chiedevano a queste giovani ragazze di portarne altre. Ghislaine era un'esperta. A Jeffrey piaceva la varietà, non voleva sempre la stessa donna, e a conti fatti, se richiedeva una persona diversa 3 volte al giorno, i numeri tornano. Ho incontrato Jeffrey nel gennaio del 2000. Lavoravo come modella. Tutte le mie amiche erano modelle e attrici. Adoravo quella vita. Inaugurazioni di mostre, eventi di beneficenza. Vedevo spesso Ghislaine a questi eventi. Sapevamo tutti che aveva una relazione speciale con Jeffrey e mi affascinava al mondo di cui lui faceva parte. Era misterioso, era ricco e conosceva le persone giuste. Quando lo vedevo parlava sempre con gli uomini più facoltosi del mondo. Mi raccontava i segreti delle persone, li conosceva tutti. Era importante per lui. Jeffrey Epstein diventa un ricco consulente finanziario.
Diceva sempre che voleva solo clienti con patrimoni di almeno $1 miliardo. Grazie a una conoscenza in comune, Epstein incontra un vero miliardario, forse l'uomo più importante della sua vita. A un certo punto ha iniziato a gestire il denaro di un uomo chiamato Leslie Wexner, giusto? Ripeto, non risponderò ad alcuna domanda. Les Wexner era il proprietario di Limited Brands, cioè Victoria's Secret, e un uomo decisamente molto ricco. Nel 1991 Epstein non era solo il consulente finanziario di Wexner, era il suo unico cliente. L'aspetto ancora più bizzarro è che Wexner ceda il potere di procura a Epstein. In questo modo permette in pratica a Epstein di controllare completamente i suoi affari finanziari. E se pensate che sia un accordo strano, è perché è davvero un accordo strano. Les Wexner aveva comprato e ristrutturato una casa sulla 71esima strada. E la prima cosa che si viene a sapere è che Jeffrey vi si era trasferito. Con la scusa che gliel'aveva semplicemente regalata. Che genere di relazione c'era tra Les Wexner e Jeffrey Epstein per giustificare un regalo così straordinario? Lex Wexner guardava Epstein come un cucciolo osserva il suo padrone. Se Epstein è mai stato in grado di amare, le uniche persone che amava erano se stesso e Les Wexner. Questo rapporto è così importante perché permette a Epstein di creare una fortuna per se stesso e di entrare allo stesso tempo nel mondo della moda. Les Wexner e Victoria's Secret erano due nomi collegati nel settore della moda e sono sicura che Jeffrey Epstein l'abbia notato fin da subito. Una modella ne conosce altre. Una sola persona può dargli accesso a centinaia di donne. Ti chiedeva di presentargli le tue amiche e alle tue amiche di presentargliene altre. Jeffrey era disposto a pagarti per fargli conoscere persone nuove. Era una transazione. La chiamava così. Gli piacevo molto, ma non ero il suo tipo. Gli piacevo perché gli presentavo altre donne. Aveva gusti specifici. Giovani, belle, alte, magre, bionde. Adorava le bionde. Facevo la modella a New York. Un lavoro che non avrei mai pensato di ottenere e che volevo con tutta me stessa. Soddisfaceva esattamente tutte le mie aspettative. Era emozionante. Vivevo in una casa di modelle a Midtown, sulla 42esima strada. Era un appartamento enorme. In ogni momento potevano esserci 3 ragazze come 20. Avevamo tutte circa la stessa età ed eravamo da sole, alcune per la prima volta. Il settore della moda era un bersaglio facile e diretto per Jeffrey Epstein. Pieno di donne giovani, ambiziose e bellissime che arrivano a New York da tutto il mondo per avere successo. Il loro desiderio più grande in assoluto è diventare top model famose. E Jeffrey Epstein prometteva di realizzare i loro sogni. Jeffrey era potente. Me la cavavo come modella, ma volevo lavorare per Ford. Così l'ho raccontato a Jeffrey e lui mi ha detto che conosceva il proprietario. L'ha chiamato e dopo pochi giorni li ho incontrati. Mi hanno detto che adoravano Jeffrey, ovviamente, e mi hanno assunta. Ti manipolava, in ogni modo, dandoti quello che desideravi per convincerti a portargli altre donne. Realizzava i tuoi sogni se lo accontentavi. Jean-Luc Brunel è uno scout di modelle francese. È un uomo che è arrivato in alto nel settore della moda e che aveva la terribile reputazione di molestare e cercare di andare a letto con le modelle. Ha incontrato Ghislaine negli anni 80 e lei gli ha fatto in seguito conoscere Epstein negli anni 90. Brunel era un'altra figura centrale dell'operazione. Alla fine decidono di mettersi in affari insieme. Jeffrey Epstein ha a disposizione una quantità illimitata di denaro, mentre Jean-Luc Brunel ha accesso illimitato a giovani donne che appartengono al settore della moda. Erano davvero la coppia perfetta. Jean-Luc Brunel era il proprietario della mia agenzia. Avevo l'impressione che potesse decidere le sorti della carriera di una ragazza. Alcune modelle mi avevano avvisato di stargli alla larga.
È molto facile approfittare dello sfruttamento intrinseco nel mondo della moda.